Bentornati amici di Circolo Art, siamo di nuovo qui con lo storico dell'arte Luca Nava, che salutiamo. E, oggi affrontiamo una personalità molto particolare, Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino, perché ha tenuto, come dire, il nome del suo maestro d'arte. Bartolomeo Suardi nasce attorno al 1456 a Milano e muore nel 1530 sempre a Milano. Quindi è un rappresentante molto particolare dell'arte e dell'architettura in Lombardia. Vedremo con Luca che è una personalità un po' atipica, si viene a collocare in un momento, come dire, di dipartita di quella che era l'arte tardo-gotica e del nuovo umanesimo che si affaccia, con per esempio Leonardo, che negli anni dove, quando opera il Bramantino, sta dipingendo il Cenacolo. Quindi è una personalità veramente particolare, complessa. Posso dirvi innanzitutto che ha lavorato per la corte degli Sforza, per Francesco Sforza, ha iniziato come apprendista orafo. Infatti Luca ci spiegherà che noi possiamo anche ritrovare in questa sua minuziosità per i particolari l'arte dell'oreficeria. Ha vissuto per un certo periodo nell'indigenza, però fortunatamente si fa conoscere, soprattutto dopo un viaggio a Roma, e diventa architetto e artiste proprio della casata degli Sforza. Quindi Luca, introduci un po' questo artista così particolare. Sì, buonasera a tutti intanto. E diciamo che oggi è una conversazione abbastanza impegnativa. Non che gli altri non lo fossero, ma questa, come dire, la proposta che viene da una persona che ha commentato, che io conosco personalmente, che è Marco Botte, ha fatto questa, così, questa, ha espresso questo desiderio di trattare questo artista bramantino, includendo anche nella sua richiesta un cenno alla Milano pre-leonardesca. E giustamente, perché domanda acuta, perché non si può capire la personalità di Bramantino, ma anche di quelli che attorno a lui sono stati, se non si inquadra il contesto all'interno del quale Certo. si muove. Cominciamo a definire un po' un contesto, per poi passare alla personalità specifica. Quello che hai detto tu su Bramantino, queste quattro note, una di queste quattro note, una in particolare, denota l'importanza che lui aveva al tempo in cui è vissuto, cosa che oggi non gli viene riconosciuta al pari di personalità ben più alte, come appunto È vero, infatti è Bramante. un nome un po' poco conosciuto. Sì, Bramante è il nome tutelare, Bramantino quasi un diminutivo, quasi uno di secondo piano. Indubbiamente per il peso che ha avuto nella Milano del tempo, parliamo della Milano perché Bramantino a Milano ha lavorato, sicuramente ha avuto un peso minore rispetto a Bramante, su questo non ci piove, ma in quanto a aspetto sostanziale e contenutistico dell'arte che ha espresso, degli stilemi che si ritrovano nella sua arte, che raccolgono tutto quanto lo attorniava, lo ha preceduto e dà anche un contributo ulteriore, singolare, assolutamente personalissimo. Non è da meno dal punto di vista del valore, della considerazione artistica che gli si può attribuire. Un dato che tu hai detto prima è quello che ha lavorato a Roma, vero che ha lavorato a Roma, e non ha lavorato a Roma come tanti che si sono fatti un giro a Roma. Era stato incaricato e ha dipinto, non soltanto gli era stato incaricato di dipingere, un affresco nella stanza della Signatura, dove adesso noi troviamo il miracolo di Bolsena, dipinta da Raffaello. Sì. Papa Giulio II, arrivando in un secondo momento, ha fatto scialbare quanto aveva dipinto Suardi e ha fatto affrescare quello che oggi troviamo. Ma ad origine un altro papa aveva scelto di affidare a una personalità come lui gli affreschi dei palazzi papali, palazzi vaticani. Quindi non è personalità di poco conto. Certo. Detto questo, parliamo un attimo del tempo. La sua parabola artistica si svolge bene o male fra la seconda metà degli anni 80 del 400 e la prima del 500. Quindi un passaggio di secolo.
Nella storia tutti i passaggi di secoli sono stati critici per un motivo molto semplice, perché un secolo finisce, bene o male le attività umane si svolgono su quel tempo, sulla percezione del tempo che vivono. Un tempo finisce e un altro inizia, e queste cose a livello percettivo, collettivo anche, portano in sé tutte le sicurezze, le acquisizioni di un secolo che è passato, che ormai è alle spalle, ma anche l'incertezza di quello nuovo che verrà, perché si va verso l'ignoto. E tutti questi periodi di forte criticità, soprattutto degli ideali, mettono in risalto alcune personalità. È stato così nel caso del 300, del secolo che ha preceduto il nostro Bartolomeo Suardi, con Cimabue e con Giotto. Nel 400 è stato così, all'inizio quantomeno, con Leon Battista Alberti e con altri, con Ghiberti, con altri artisti di quel calibro, che hanno fatto fare un salto, uno slittamento anche degli stilemi, oltre che dell'aspetto sostanziale dell'arte, a quello che poi sarebbe diventato il leitmotiv del secolo introduttivo. Passaggio del secolo, se noi ci pensiamo, il passaggio dal 400 al 500 assomiglia molto per certi aspetti alla nostra epoca. Perché, per esempio, il passaggio di un così, la scoperta dell'America, per esempio, che sarebbe avvenuta di lì a poco, no? Come impatto sociale, l'allargamento di quegli orizzonti che erano fittizi perché poco o nessuno si era accorto che era stato scoperto un nuovo continente, ma poteva aver avuto gli stesso impatto del primo uomo, per esempio, che ha messo piede sulla Luna nella nostra epoca. Il sacco di Roma, ai primi del Cinquecento, dell'anziché che Roma allora era il centro del mondo, il venire meno, la presa di una città come Roma, che era considerata inespugnabile, la città più grande, ha avuto, per esempio, lo stesso effetto nelle coscienze delle Torri Gemelle che sono state abbattute. Cambia un'epoca, Certo, cambiano le certezze. certo. L'incontro, per esempio, con l'Oriente, anche lì, i popoli nuovi, anche noi oggi facciamo i conti con queste differenze. Sì. Il livello di comunicazione, Gutenberg avrebbe inventato i caratteri mobili, avrebbe consentito di stampare libri, la stessa rivoluzione che noi oggi stiamo vivendo con internet. Quindi, con evidenti differenze anche nella velocità di questi fenomeni, ma le stiamo vivendo noi come le stanno vivendo loro. Ho È fatto vero. questi esempi per far capire un attimo che la sensazione di smarrimento che ognuno di noi può provare, la provavano anche loro, perché guardarli da lontano e raccontarli in un certo modo potrebbe falsificare un po' il racconto, quasi come se loro sapessero, stessero tranquilli, avessero tutto già sicuro in mano. No, le epoche sono sempre state abbastanza incerte per tutti. E il nostro artista sta proprio a cavallo fra la fine del 400 e l'inizio del 500, vive questa incertezza, questo dinamismo, anche nel luogo in cui lui ha vissuto, perché nasce a Sulbiate, un paesino vicino a Bergamo, però subito si sposta a Milano, esattamente come i suoi due maestri e compagni, che sono Bernardino Butinone e Bernardo Zenale, di Treviglio, cioè veramente frazioni, paesini, intorno, adesso paesi un po' più grandi ovviamente, ma intorno a quello che era l'altro polo artistico, che era quello bergamasco. Spostano a Milano perché ovviamente la corte sforzesca era una corte a capo di un ducato che allargava la sua influenza, come dire, dal Monviso alle foci del Po. Ecco, non era distribuito in quella dimensione, ma l'influenza, l'aurea di potere che esercitava, la presenza di banchieri, una forza militare potente, un prestigio, il legame con i francesi, rendeva questo ducato di Milano, questa corte, perché era una vera e propria corte signorile, Certo. molto influente. Il nostro Bartolomeo si trova a lavorare in questo ambiente. Com'era la corte milanese all'epoca? Una corte milanese, una corte rinascimentale, nella fattispecie la corte milanese, come poteva essere all'epoca? Beh, era una corte innanzitutto cosmopolita. Ci passavano di tutti, ci passavano gli emiliani, ci passavano i toscani, i Era un fiorentini, crocevia. ci passavano i fiamminghi, perché Certo. scendevano da Venezia, passavano per Milano, andavano a Firenze, a Roma, quindi era un crocevia, ma soprattutto i francesi, gli artisti francesi, soprattutto gli intellettuali francesi.
E in questo, come dire, ricambio culturale non c'erano solo gli stilemi pittorici o architettonici che entravano, ma c'erano anche i retaggi filosofici, magari di seconda, di terza, di quarta, di quinta rielaborazione. Quindi un ambito culturale vivace con una sensazione che mai niente fosse certo, sempre qualche cosa che venisse messo in discussione. Il faro illuminante dal punto di vista artistico, la disciplina, diciamo così, all'epoca, non era la pittura, non era neanche la scultura, anche se erano arti decisamente importanti nel dipingere poi l'immagine di una corte, ma erano innanzitutto una scultura, uno pardon, l'architettura, e l'altro i trattati di architettura. Le due cose vanno di pari passo. La messa in pratica della teorizzazione di un aspetto del vivere che era imprescindibile. Le grandi corti rinascimentali manifestavano il proprio potere edificando. E come vuoi edificare? Vuoi edificare, come dire, per far trasparire questo prestigio e anche questa base sostanziale culturale, rievocando le modalità di un'architettura di un impero che era stato grande. Roma, ovviamente. E allora dove lo si va a prendere questi canoni estetici che erano tipici della monumentalità imperiale? Lo si va a prendere nei trattati di architettura. Ecco il perché dei proliferare di tanti trattati di architettura. La riscoperta dell'antichità classica, lo dicevo l'altra volta, è quello che caratterizza il Rinascimento. Rinasce quella classicità. E allora ecco che da Vitruvio, da prima Leon Battista Alberti con il Dea Edificatoria, e poi tutta una serie di altri artisti e teorici, riportano in auge questa classicità. L'architettura è il faro illuminante e nella Milano dell'epoca, intorno al 1480-81, c'è una incisione. Un'incisione anche piuttosto grande, presso un'incisione perché una misura di intorno ai 50-60, 50-70, che è quella su idea di Bramante, che passa sotto il nome di incisione Prevedari. Ed è questa incisione che io Sì, avevo anche forse messo nelle immagini. Poi, se chi ci ascolta avrà modo di osservarle con comodo, stoppare il video e andare a guardare a cosa mi riferisco. Questa è un'immagine che ci mostra uno scorcio prospettico di tutta una serie di elementi architettonici tipici dell'architettura che sarà quella rinascimentale. Si vedono colonne, semicolonne, si vedono paraste, si vedono tutta una serie di elementi che compariranno poi nell'architettura successiva, e che sarà la base sulla quale gli Sforza prima e poi i francesi dopo, in un secondo momento, quando si subentreranno, edificheranno appunto i loro palazzi. La Ca Granda, che è l'ospedale maggiore, che era l'ospedale all'epoca rinascimentale, oggi università statale, è stata eretta proprio con questi canoni. Il castello sforzesco reca alcuni elementi anche qui. Pochi onor del velo, perché essendo volendo essere un castello, ma di residenza signorile, non certo di difesa, di attacco, no? Non porta questi stemmi, ma la base sostanziale è quella. Nella Milano dell'epoca, però, c'era un altro cantiere aperto che non c'entrava nulla con queste cose, che era il cantiere del Duomo. Chi è lombardo, quantomeno, sa che quando si vuole fare un'allusione a qualcosa che non finisce mai, si cita la fabbrica del Duomo, innanzitutto perché inaugurato dai Visconti nel 1382, 4 anni prima, fra l'altro, di San Petronio, 1386 più o meno. Sono due edifici gotici italiani iniziati più o meno negli stessi anni. No? Però qual è il problema? Che il gotico in Italia non ha mai attecchito. Quindi il problema era lavorare il marmo, quando invece in Padania si usava il mattone. E per lavorare il marmo, costruire un edificio di quel tipo, bisognava chiamare chi era capace di lavorare il marmo, quindi fiamminghi, quindi tedeschi, quindi francesi. Ed ecco anche qui una tradizione cosmopolita che era iniziata già un secolo e mezzo prima che il nostro Bartolomeo si inserisse in quella società. Peraltro, il Duomo a quell'epoca era ancora c'erano in piedi forse i pilastri e l'abside che ancora oggi vediamo, ma era un cantiere in continua evoluzione. Proprio gli architetti che lavoravano in questo cantiere, Giovanni Antonio Amadeo, Filarete anche, Pellegrino Tibaldi, tutta una serie di
Bramante, Leonardo, che sarebbe venuto dopo, no? Sono quei personaggi che hanno caratterizzato la Milano, appunto, pre-leonardesca, prima che Leonardo venisse a Milano, intorno agli anni 80, insomma, del 400. C'era questo fervore culturale che si portava i retaggi di una cultura gotica, nella forma, ma anche nella sostanza, quindi nella mentalità. Questa cosa va sempre tenuta presente perché la forma è espressione di una mentalità. Le forme cambiano molto più velocemente della mentalità. Noi oggi, infatti, parliamo di un artista che ha portato delle novità, che troveranno i loro sviluppi nel Rinascimento maturo. Ma la cultura imperante, dominante all'epoca, aveva ancora degli strascichi tardogotici. Uno degli aspetti peculiari di Suardi, del Bramantino, è proprio questo, come dire, questo saltare il fosso, ma proprio a pie pari. Non che in alcuni casi ci sono dei retaggi di una cultura gotica e li illustro brevemente, do due cenni, giusto per capire le differenze. Se uno dovesse andare a guardare anche l'artista che abbiamo trattato nella nostra seconda conversazione, quello è un artista che reca degli stilemi ancora gotici, una certa rigidità nelle figure, un certo gusto per il panneggio elaborato, una ricchezza ornativa anche al di là del necessario. E poi racchiudere questi personaggi in un ambiente asettico, delle ghimberghe con dei pinnacoli, proprio come sono quelli dell'architettura gotica. Questa è la cultura dominante all'epoca. Il nostro Bartolomeo Suardi inizia, non a caso, il suo apprendistato, venendo da Subiate a Milano, appunto nella bottega di un orafo. E guarda caso, gli orafi sono coloro che, come dire, attrezzano le corti di tutta una serie di oggetti che servono per esibire la loro signorilità, la loro forza, la loro potenza. La caratteristica della, come dire, dell'oreficeria, quantomeno in quel tempo, era quella di espandere la propria azione non soltanto sugli oggetti di uso comune, ma per esempio se pensiamo alle lastre bronze incise, venivano considerati oggetti di oreficeria. Nel rendere le forme, le figure, la spazialità, ovviamente la lavorazione del metallo, se pensiamo con le tecniche artigianali, affinatissime, ma pur sempre artigianali, che avevano all'epoca, non consentiva, se non con una maestria particolare del maestro, una rendere i contorni delle figure, morbidi, accomodanti. C'era sempre una certa durezza. Che accomunava anche la maggiore artigianalità italiana, qualcosa di vicino agli stilemi tedeschi, molto duri, quelle linee molto spezzate, no? Che certo non trasmettono quella morbidezza e non consentono alla luce di scivolare e dare quel senso di morbidezza quando impattano sulla superficie. Quindi c'è questo apprendistato da orafo. C'è un apprendistato secondario, o più che un apprendistato, un contatto, perché il nostro Bartolomeo entra in contatto con gli architetti decoratori della Certosa di Pavia, poco distante da Milano. E lì Giovanni Antonio Amadeo, il Mantegazza, per esempio, che è quello che ha scolpito tutte le storie della Genesi che stanno proprio sul frontale della Certosa di Pavia. Lì si può vedere lo sforzo prospettico in un basso rilievo, quindi molto difficile, artificioso da realizzare. È proprio questa difficoltà nel narrare una vicenda senza quasi imprimergli un dinamismo, un pathos, una durezza all'interno di queste figure che è di retaggio squisitamente gotico. Perché anche la Certosa, se vogliamo guardare all'interno, è un duomo in piccolo. Nell'architettura è un duomo in piccolo, ne cambia, ne differisce per la decorazione fatta da il Borgognone e tutta una serie di altri artisti. Quindi il contesto in cui ci inseriamo è questo, retaggio gotico, retaggio delle miniature, per esempio, e anche qui il nostro artista entra in contatto con i miniatori. I miniatori lavoravano su pergamene, uno dei dipinti che mostrerò questa sera è una pergamena di notevoli dimensioni, di 55x77 di dimensioni, fatto su pergamena. Quindi anche con una tecnica pittorica innovativa, se vogliamo. Perché le miniature venivano eseguite su piccoli formati, con piccoli pennelli, con colori trattati in un certo modo e fatti per stare nelle pagine di un libro e non certo esposti a grandi superfici. Quindi una innovazione di carattere proprio sostanziale, tecnico e anche dal punto di vista della maturazione personale, dopo aver visto i suoi maestri e compagni,
Zennale e Butinone, Badalessi staccandosi, perché già era uno di quei personaggi la cui sensibilità era tale da capire che quegli stilemi, quella cultura stava tramontando e che si affacciava a qualcosa di nuovo, lo aveva forse intuito, forse visto, forse percepito da quei Sicuramente. personaggi come appunto Bramante nell'architettura, ma anche nelle incisioni, come Leonardo, personaggio carismatico più che artista finito, perché Leonardo facitore di tante cose, tante idee, ma di poche cose sostanzialmente realizzate. Grande genio eclettico che ha saputo usare appunto il suo eclettismo per creare il suo personaggio misterioso. Fuori discussione la qualità delle sue opere artistiche, i dipinti, mi riferisco, però se poi pensiamo a tutta una serie di studi empirici fatti sulla realtà, sono sostanzialmente inconcludenti, perché sono tutta una serie di appunti, di ipotesi, di È vero, sperimentazioni, anche di una serie di divertimento. trattati suoi, basta pensare alle macchine da guerra, alle macchine per volare. Leonardo ha scritto praticamente tantissime cose, più di Eppure, quelle poi realizzate effettivamente. esatto, eppure non avendo fatto nulla, è riuscito a farsi invitare alla corte milanese, giusto appunto presentandosi come ingegnere, non come artista, perché Ludovico il Moro, appunto, Sforza, gli Sforza, non erano come i Visconti ai quali sono subentrati, perché la dinastia Visconti era una dinastia di nobili di sangue, latifondisti e tutto quello che si vuole. Gli Sforza erano ad origine dei mercenari, dei guerrieri, gente che si vendeva per fare la guerra al miglior offerente. Sostanzialmente sono stati acuti da quel punto di vista lì, perché hanno mantenuto il gusto per, come dire, per un certo decorativismo e un certo ostracismo verso quel mondo brutto e violento, no? Che pur appartenendo, pur costituendo la base della loro ricchezza, hanno saputo abilmente, non dico rinnegare, ma, come dire, mascherare, ecco. Hanno tenuto anche questo linguaggio un po' sontuoso dei Visconti, anche questa fase un po' encomiastica dei loro personaggi. Loro si sono, come dire, attenuti da questo retaggio visconteo. Si sono attenuti e hanno avuto anche l'acutezza di, come dire, invitare a corte personaggi che potessero, come dire, alimentare un certo tipo di cultura in linea con le maggiori corti, quantomeno italiane, se non europee, perché l'ascendente francese per il Ducato di Milano è sempre forte, però non disdegnavano quella pacatezza del linguaggio fiorentino. Quel particolare pathos che veniva dal linguaggio veneto, che sia esso padovano piuttosto che veneziano, e quella monumentalità ovviamente degli artisti che passando per Roma e tornando si fermavano a Milano. Quindi una corte, secondo la più consolidata tradizione cosmopolita, che non ignora gli apporti che vengono da fuori, li vaglia tutti e poi decide, secondo anche un certo opportunismo, diciamolo pure, di farle proprie piuttosto che no. Il nostro artista, passiamo al nostro Bartolomeo fino adesso, meno male, perché vuol dire il preambolo era Però necessario ci vuole un preambolo, per per farlo far capire. Il capire nostro bene. artista, vediamo, io vi faccio vedere alcune immagini prima di, come dire, spiegare, se così si può dire, usare un termine che forse non è adatto, ma così, per introdurre, per cercare di suggerire una chiave di lettura un po' particolare di quello che poi vedremo. Vi farò notare qualche particolare del suo modo di dipingere, cronologicamente anche, che si dispiega lungo un circa un ventennio abbondante, 25 anni abbondante, in cui si vedono delle particolarità che non sono tipiche, come dicevo prima, degli influssi ferraresi. Un certo espressionismo ferrarese qui è abolito. Cosmetura, Francesco del Cossa, tantomeno Ercole De Roberti sono aboliti, mentre in Zenale e in Butinone ancora si ritrovavano. Un'ambientazione che è appunto in un ambiente, non è più come nel Polittico di Treviglio, per esempio, che è l'opera, diciamo, tardogotica italiana forse maggiore dal punto di vista pittorico, che sta nella chiesa parrocchiale di Treviglio, dipinto appunto a quattro mani da Butinone e da Zenale. Sono evidenti alcuni errori prospettici e anche la necessità di incasellare queste figure di santi in uno scorcio prospettico come quello che si vede nelle chiese sostanzialmente. È una via di mezzo per, come dire, chiudere un fondo e risolvere in una maniera che non ha niente di innovativo. E ormai alla fine
di una tradizione che si è spinta. Sì. Prima prof, ti faccio vedere questa Madonna col Bambino, detta anche Madonna del Latte. È un'opera del 1485, vediamo se riesco a farvi vedere bene. Ok, sì, così. Si vede bene. 1485 è considerata una delle prime opere del nostro artista e vi faccio notare alcuni particolari. Guardate il bambino titano che si mette in posa quasi e che succhia il seno in una maniera anche abbastanza dal seno in una maniera anche abbastanza innaturale. Guardate quel viso della Madonna che è un viso tipicamente olandese. Questo uovo di richiamo di Piero della Francesca, la pala, è vero. Pala di Brera, no? Il fondo è un castello e c'è una vegetazione molto spoglia, molto essenziale. Non c'è una collocazione temporale all'interno di questo dipinto e anche i vestiti della Madonna, i paludamenti, sono essenziali. Non c'è più quella volontà iperdecorativista che c'era negli artisti che lo hanno preceduto. Quello è un castello, cioè un castello in particolare o ha rappresentato un castello? Ma allora, questo castello non si ritrova dal punto di vista proprio della architettonico non c'è. Sì, perché là sopra, vi spiego anche perché, là sopra l'architettura all'epoca, se uno pensa al castello di Ferrara, per esempio, sì, o quello di Mantova, sono caratterizzate dagli stilemi particolari. Per esempio, quella copertura che c'è su quella torre angolare. Sì, un po' strano. Se fosse una riproposizione dell'architettura vera e propria esistente, sarebbe dovuta essere connotata da uno stilema federiciano. Le torri federiciane hanno questo rialzo quasi come una loggia, un camminatoio, mentre questa è una copertura fine a se stessa, così com'è. E non la si ritrova nemmeno sul resto del perimetro che è consentito vedere. Quindi dovrebbe essere una sorta di volontà, e la prendiamo anche come volontà, appunto, non casualità, di inserire il contesto cortese ma in un modo atemporale. Non c'è nessuna connotazione. Questa donna, questo bambino, questo ambiente è un'indicazione, è uno stilema, ma non è l'indicazione di uno particolare. Possiamo dire che è l'idea della corte, l'idea del castello, in cui si inserisce il modello sacro. Certo. Evidentemente c'è. Andiamo a un'altra opera che vi faccio, voglio mostrarvi. Questa è l'opera di cui parlavo prima, dipinta su pergamena del 1485, è la favola di Filemone e Bauci, tema assolutamente sconosciuto a mia memoria, trattato da forse nessuno. Sì. È una favola delle metamorfosi di Ovidio. E narra, è un dipinto molto particolare, perché qui si trovano tre scene di tre momenti diversi raccontati nello stesso dipinto. Guarda caso, era una modalità che si usava, per esempio, nei polittici sacri per rappresentare la vita dei santi quando nascevano, quando facevano la loro vita e in genere anche quando morivano martirizzati. Sì. Qui sono concentrate, quindi l'impostazione è quella del retaggio tardogotico. Siamo nel 1486. Il nostro artista aveva poco più che 20 anni qua. E quindi ci fa questa bella pergamena di 77 per 55 centimetri, in cui troviamo Filemone e Bauci, che sono due contadini della Frigia, poverissimi, e li troviamo che accolgono due viandanti. Li troviamo, si svolge così la scena. Li ritroviamo qui, poi andrete a vederveli, no? Sì. I due personaggi, i padroni di casa, accolgono due viandanti che chiedono di poter mangiare perché sono stanchi del viaggio. Allora Filemone lo si ritrova che munge la mucca per poter fare del formaggio, dare da mangiare ai due ospiti. I due ospiti si ritrovano a tavola e li troviamo qua, sono Filemone e Bauci, la moglie qua dietro. Qui sono i due ospiti seduti. Li possiamo vedere, due ospiti seduti. Il pranzo sembra non essere sufficiente. E allora cosa succede? Che Filemone si sposta, pardon, mi sto spostando anch'io, si sposta da questa parte e sta per uccidere questa oca. Però a un certo punto gli ospiti si alzano, li vediamo quali si distinguono dai vestiti che indossano perché sono sempre gli stessi, e mostrano la loro vera identità, che è quella, una di Giove, Zeus, l'altra quella di Mercurio, due dei più famosi dei dell'Olimpo, no? Quindi inizialmente viene impedita l'uccisione dell'animale, dell'oca. Qui la scena ritorna, che si ritrovano i due
dei, praticamente Giove e qua a fianco Mercurio, e qui invece troviamo inginocchiati, quasi in atteggiamento di preghiera, i due personaggi, cioè Filemone e Bauci, la moglie Bauci, che li pregano perché si sono resi conto effettivamente che avevano a tavola i due dei. I due dei, per riconoscenza, donano ai due contadini, la cui abitazione prima era una capanna, donano praticamente una casa in pietra, che non era così poco conto, che la vediamo qua sotto. Quasi un tempio a questi due, mentre puniranno tutti gli altri contadini della Frigia che non li hanno ospitati. Ospitati, sì. Perché Notate, ha scelto notate. secondo te proprio queste tue divinità, cioè Giove e Mercurio? Beh, Giove è praticamente il padre degli dei. Certo. Mercurio era uno dei pochi che aveva le possibilità di andare e venire dall'Ade, cioè del mondo dei morti, come gli pareva. Non a caso alle ali, fa quello che gli pare. Sì. Due dei più potenti, non due a caso. Infatti, per quello che te lo volevo chiedere. Avrebbe potuto scegliere Giove Apollo, che era il figlio Esatto. primogetto, mettiamola così, no? Sì. Infatti Non lo ha scelto quell'altro, per anche quello. perché Mercurio reca due identità, quella buona ma anche quella cattiva, è un'entità sostanzialmente demoniaca. Ah. Addirittura Picasso prenderà Mercurio per trarne poi il Pulcinella e l'Arlecchino, con tutta una simbologia dovuta al loro essere acrobati imitando il volo di Mercurio, diventerebbe lungo il discorso, Sì. ma è una figura che porta con sé significati molto particolari. Ho capito, grazie. Faccio notare questa cosa. Due viandanti che si fermano a cena e fanno una rivelazione. Non ricorda qualche cosa nella nostra tradizione cristiana? La cena in Emmaus. Un eco lontano della dinamica di queste cose c'è anche in questo dipinto. I due Quindi lui camminano. coglie anche questo aspetto. Non è detto che lo colga, perché questa è una tradizione palesemente pagana. Anche il motivo, se vogliamo, è palesemente pagano, ma il fatto che sia su pergamena, quindi prezioso come supporto, l'elaborazione stilistica, guardate questo cielo si ritroverà anche nei dipinti di Mantegna, queste nuvole così stracciate, Sì. si ritroverà anche in Mantegna. Quindi questo è un pittore già a 20 anni molto aggiornato, con una capacità tecnica invidiabilissima. Non è olio su tela, è pergamena questo. Pergamena, Quindi sì. raggiungere questa peculiarità dà l'idea o quasi la certezza che avesse avuto contatti anche con gli ambienti in cui si facevano miniature, ma anche che è aggiornato sulla cultura non solo milanese, ma anche su quella che comunque gravitava, come dicevo prima, in un ducato che espandeva la sua influenza e attirava personalità diversissime. Dalla favola di Filemone e Bauci passiamo a un altro dipinto, che è quello dell'adorazione del bambino, di cui mi sono segnato un po' questo. Dopo vi darò anche gli estremi di questo catalogo che sto usando per mostrarvi queste immagini. Eccolo qua. Guardate questa adorazione del bambino, che è un dipinto molto particolare, perché vabbè, che questo è di grandi dimensioni, perché è 86x85 ed è anche lui del 1486. Allora, qui così cominciano a comparire molti punti di interesse di quelli che dicevo prima. Una cifra sua particolare è che quella molteplicità di personaggi che compare all'interno dei suoi dipinti non è sempre chiaro chi siano. C'è questo punto di domanda, perché sono sempre abbastanza affollati, anche le scene sacre. Quindi qui rompe con la tradizione, quantomeno quella che i Vangeli narrano, no? Ma vi prego di fissare l'attenzione sullo stile. Qui è evidentissimo il salto, proprio fa il distacco che ha dei suoi maestri. La riproposizione dell'architettura dietro. Ricordate quella galleria del Prevedari, dell'incisione iniziale? Qua si ritrova tutta nell'impostazione. C'è la riproposizione della lesena, della parasta, del capitello, dell'ordine architettonico ben studiato e ricanonizzato. Poi quello stile, guardate quel ramo, sembra praticamente uno dei primi alberi di Mondrian prima che arrivasse all'astrazione completa. Non si poserebbe nessun uccello su quel ramo. È una cosa totalmente innaturale. Sì, Guardate la Madonna, ha una cuffia e una. Poi nell'immagine che abbiamo postato si vede meglio, ma sembra una donna che è reduce da una chimioterapia. È calva. Non ha l'abito della Madonna classica. è E vero, poi anche questa questa figura. colorazione marrone molto cupa. Esatto, molto cinerea È molto, molto, sì.
E poi questa figura, guardatela, questa qui. Esatto, quella donna, sì. Non ricorda un po' l'impostazione della dama con l'ermellino che sarà di lì a poco a venire? È vero, è vero. Se la guardate da vicino, l'espressione, le movenze, la gentilezza delle forme della riproposizione è proprio quella. Questo è un dipinto che non ha una particolare rilevanza, se non che segna, appunto, proprio il distacco del nostro artista da quella che è la tradizione tardogotica. Qui è proprio un passo avanti deciso. Non c'è più niente che ricorda il decorativismo, la voglia di idealizzazione, quasi di astrazione temporale che c'era nei dipinti tardogotici. Qui siamo già con un passo nell'umanesimo. Traspaiono già un certo rigore, una certa logica, una certa geometrizzazione, impostazione razionale della realtà, Ma assolutamente. quasi priva di sentimenti, mi viene da dire. Qui non è il sentimento che è imperante, qui è il concetto, il valore sostanziale di ciò che sta accadendo e di chi lo rappresenta. E fra queste figure che noi troviamo qui rappresentate, ci sono per esempio personaggi della corte sforzesca? Oppure solo. Questo è, no, infatti non ci sono personaggi che possono essere ricondotti alla corte sforzesca. Questo perché anche una cosa che io vi prego di notare, nella Madonna si è visto, ma d'ora in poi vi prego di notare anche quando vi farò vedere le altre opere, l'assoluta non caratterizzazione dei volti. Talvolta non si riesce neanche a riconoscere un'etnia ben precisa. Non si capisce se le persone sono di etnia italica piuttosto che fiamminga, piuttosto che tedesca, piuttosto che olandese. Qualche particolare lo potrebbe far pensare di ricondurre qualche personaggio a qualche ambito particolare, ma in linea di massima no. Ed è voluta questa cosa e il motivo è ben preciso e dopo lo andremo a illustrare. Un altro dipinto molto, molto particolare che mi premeva, e questo lo hanno visto quasi tutti, presumo, mostrarvi o mettervi a confronto con uno, quel modello dal quale prende via, è il Cristo Risorto. Anzi, ve li faccio vedere tutti e due. Sì, bravo, bravo. Il nostro Donato Bramante della Pinacoteca, si sente? Sì. Della Pinacoteca di Brera, e il Cristo, questo che vedete qua, è il Cristo del nostro Bartolomeo Quello più Suardi. pallido, diciamo. Esatto, alias Bramantino. Allora, i due dipinti hanno una storia quasi, quasi comune. Strano che non si siano incrociati, perché il dipinto di Bramante, Cristo alla colonna, e lo vediamo nella sua purezza formale di concezione rinascimentale, un'armonia delle forme, un busto che è quello collineo. Questa è una scultura Esatto. greca fatta in pittura. Lo sguardo anche sembra fare il verso al Davide Michelangelo, lui guarda già altrove, già, è già da un'altra parte con la testa, non si cura né che lo guardiamo né cosa gli succederà di lì a poco. È proprio la quintessenza dell'uomo ideale, no? E questo paesaggio che si apre alle sue spalle con questa urna, con questo unguento che dà su questo paesaggio un po' indefinito, tanto evoca quegli studi atmosferici leonardeschi. Se Esatto. vogliamo, l'ambiente è quello lì, Sì, l'ambiente. I proprio due così. si incrociavano, si parlavano, si suggestionavano a vicenda, mettiamola così. Ed erano sempre delle suggestioni meditate, rimeditate, non erano mai riproposte pedissequamente come il vicino. E quindi questa è una dimensione, appunto, come dicevo prima, questa qui intendo, apollinea. Guardate il Cristo di Suardi, lo vedrete meglio poi nel momento in cui lo potrete osservare nelle immagini, no? Scegliete come lo tolgo io così. Ok. Tanto per cominciare, la visione è una visione lunare. Quella luna che vedete lì in alto, che lambisce l'architettura, se lo guardate bene nell'immagine che abbiamo postato, vi accorgerete che è antropomorfa, c'è un viso dentro quella luna che sembra quasi sorridere. Questo è un Cristo risorto, evidentemente. Anche qui una visione più cinerea non poteva esserci e non poteva esserci motivo più valido perché questo potesse accadere. È risorto perché mostra i segni delle ferite, come potete vedere, nel costato lo indica con una mano e l'altra la mostra. Lo sfondo paesaggistico è esattamente evocativo come quello che c'è in Donato Bramante. Ma questo Cristo, se voi guardate bene, vediamo se riesco a farvelo notare avvicinando un po'.
Sì. Sono quasi iniettati di sangue. Questo è il Cristo che ancora non si è manifestato agli apostoli per la Pentecoste, ma è sceso agli inferi a portare via tutte le anime che prima di lui, quindi prima che ricevessero la notizia della salvezza, sono finite lì sotto, vuoi per inconsapevolezza, vuoi perché non lo meritavano. Quindi la prima cosa che Cristo fa nel momento in cui risorge è scendere agli inferi e portare fuori tutte le anime che non meritavano di stare lì. Questa è la riproposizione in chiave ideale. Vedete come il modello umanistico per eccellenza ce l'aveva lì, l'ha visto, non può non aver visto. Sì. Da bravo allievo e degno erede del nome, anche se nella versione diminutiva di Bramantino, prende lo stesso soggetto, difficilissimo da affrontare, lo prende e lo mostra in un episodio, in una frase della storia evangelica, non comune. C'è il Cristo che scende agli inferi, c'è il Cristo della Pentecoste, ma il Cristo risorto in questa dimensione lunare non ha riproposto mai nessuno. È una tipicità, se vogliamo, Savoldo, un altro artista bergamasco, avrebbe riproposto delle visioni di una certa spettralità, mettiamola così, sì, perché questo è proprio l'intento, di una certa spettralità, ma è una volontà precisa, ci tengo a sottolineare un'altra volta, perché a questo modo di fare arte sottende una ragione filosofica di base neoplatonica, perché valeva per Crevalcore, vale anche e soprattutto, direi, per questo nostro altro artista, perché le corti rinascimentali vivevano di questi, quasi in un'adorazione, di questi retaggi filosofici, che potevano sembrare in contraddizione, perché uno vuole adattare una filosofia pur cristiana, ma comunque sia di ascendente pagano, in una corte che, pensiamoci bene, perpetrava violenza, perché questi signori, per essere tali, perpetravano violenza. Però di contro si circondavano di bellezza classica e di dogmi cristiani. Tre contraddizioni, sembrerebbe dire, come fa un mondo pagano a sposarsi con una cultura cristiana? Come fa un canone ideale pagano prestarsi per celebrare un ideale cristiano? Come fa la violenza a convivere con queste due dimensioni a cui si aspira ma a cui mai si arriva? Sono dimensioni e contraddizioni che quegli uomini di quel tempo vivevano continuamente, al di là della posizione sociale che vivevano. Questi artisti si trovano a dare forma, espressione a queste contraddizioni di fondo, che, come dicevo prima, erano in continuo divenire. Sì. Non c'era mai una soluzione a quanto di volta in volta veniva proposto e poi subito immediatamente smontato. Vi faccio vedere un altro dipinto, che è l'Adorazione dei Magi. Anche qui vi prego di guardare i personaggi di richiamo di Piero della Francesca. Pensate alla famosissima flagellazione che sta al Palazzo Ducale di Urbino. Guardate, per esempio, eccola qua, guardate per esempio questa figura. È riconducibile nel modo di essere riprodotta a una di quelle figure che troviamo nella tavola più famosa di Urbino. Sì, vero. Guardate quanti personaggi. Questa dovrebbe essere un'adorazione dei magi. Non c'è una capanna, non è notte, non sono in tre. Sembra una donata. Cioè, è vero, è vero. No. E poi sono dei vasi tipo urne funerarie aperte lì davanti. Spiegaci anche questo. Insomma, ci sono degli elementi un po' particolari in questo dipinto. Ci sono degli elementi particolari, ma cominciamo dall'architettura. Quella è un'architettura essenziale, pure potrebbe essere una domus romana rimessa a nuovo da qualche architetto rinascimentale. Vedete l'essenzialità della decorazione della linea? Non c'è tutto il decorativismo gotico, qui c'è proprio l'essenzialità, che è la riscoperta della classicità e che precede la formalizzazione nei trattati di architettura di cui parlavo prima, di quelli che poi diventeranno i canoni architettonici del Rinascimento. C'è proprio la purezza nella riscoperta della classicità. E la purezza è anche ideale perché viene riproposta nella natura. Guardate la natura qua dietro, quanto è essenziale. Una roccia spoglia, scana, è l'idea della roccia. Non è la roccia, non è un paesaggio vero, è l'idea del paesaggio puro. Questo. Quasi come quello che per suo contro avrebbe fatto, per esempio, Giorgione nella famosissima Tempesta. Ah, sì. È una natura pura, quella. E poi personaggi vestiti, ciascuno paludato alla sua maniera,
la Madonna col bambino quasi perde importanza. E tutto è, cioè, sbattuto in primo piano, praticamente. Mm-hmm. Quei vasi a cui tu accennavi prima sono, svolgono un ruolo, come dire, di quinta, nel senso che consentono a noi che guardiamo di percepire una sorta di profondità. Messi di scorcio così, sono costretti a seguire un andamento lineare prospettico. Mm-hmm. E hanno lo stesso ruolo di quel pavimento, sempre nella flagellazione di Piero della Francesco, di quei colonnati. Sì, tirati di scorcio, come direbbe Vasari, per farci capire anche la costruzione. C'era anche un certo edonismo da parte di questi artisti nel far vedere che avevano padronanza di mezzi, no? Che oggi è scontato, ma all'epoca non era poi così scontato. Certo. E quindi c'è anche questa volontà di sfruttare come pretesto una scena sacra consueta, ma poi di spostare tutta l'attenzione su tutt'altro, e tutt'altro è quello che vi ho detto ora, e molto probabilmente anche di più, perché in questo affollarsi di personaggi, in questa, come nell'altro dipinto che vi ho fatto vedere, non c'è identificazione precisa dei personaggi, ma non c'è neanche motivo che ci siano, perché non segue la tradizione evangelica. E anche qui si capisce bene che c'è una miscellanea fra la necessità di essere aderenti a una tradizione di quella cristiana e la volontà di non tradire le basi della classicità. Certo. E qui è tutto, c'è un tentativo, io direi ben riuscito, di armonizzare le due cose. Sì. Poi ovviamente va guardato nei particolari, ecco. Quindi va osservato bene per quello che è la sua cromia, va osservato certo, un po' per... Certo. E ultimo dipinto che vi mostro, e dopo passiamo a, come dire, illustrare quelle che sono le ragioni che sottendono a questo dipingere, mm-hmm. è la famosa crocifissione, famosa perché, mi viene da dire, credo tutti l'abbiano vista, quantomeno per sbaglio, perché se non altro questa crocifissione, insieme a un'altra crocifissione di Vincenzo Foppa, artista della generazione, una generazione e mezza precedente, il nostro Bramantino, sempre di Stanza Milano, che ha affrescato la cappella appunto Portinari in Sant'Eustorgio a Milano, ha fatto, è questa crocifissione. Il modello è il classico del crocifisso con i ladroni in parte. Mm-hmm. Sotto, se guardate, trovate nei due personaggi che compaiono, uno e anche nel San Giovanni d'Arimatea, San Giuseppe d'Arimatea che sta vicino a Maria, ritrovate lo stilema del personaggio che vi ho fatto vedere prima nell'Adorazione dei Magi. Girato, molto probabilmente è lo stesso modello, ma girato in senso opposto. Trovate queste figure che io vi invito, ripeto un'altra volta, perché è la particolarità che motiva poi tutto questo argomentare. Guardate i visi, guardate la definizione plastica dei corpi. Sembrano quasi statue di cera. Mm. Sono personaggi che interpretano il loro ruolo. Loro, come persone, non soffrono. Mi viene da dire non sono nemmeno persone, sono degli elementi che incarnano una situazione, un'umanità, un modo di stare al mondo, una natura delle cose, mi viene da dire. Sì. È quasi una rappresentazione ideale, quasi come se fosse una realtà di ceroplastica, secondo la tradizione genuina napoletana, un voler restituire un esempio, un voler dire, vi racconto una storia, guardatela. Si riferisce a una realtà effettiva, ma questi personaggi non stanno veramente soffrendo. Vi faccio vedere che cosa è successo senza una partecipazione di sentimenti. Sì, senza partecipazione emotiva. Qui è un dogma, una storia che viene inscenata, perché all'epoca la pittura doveva servire anche da Biblia pauperum, doveva coinvolgere, doveva spiegare innanzitutto le cose agli analfabeti, ed erano molti all'epoca. Questa necessità di coinvolgere sarebbe venuta di lì a poco con la riforma, dopo il Concilio di Trento, praticamente, in cui la pittura controriformata avrebbe schiacciato molto l'acceleratore su questo aspetto del pathos, della sofferenza. Lo possiamo riconoscere sempre a Milano nei dipinti di Giovan Francesco Nuvolone, per esempio. Tutta la Pinacoteca Ambrosiana, appunto di Milano, è tutta una pittura che narra la pittura controriformata, e lì vediamo un incedere esattamente opposto a questo, perché che contava doveva essere il coinvolgimento emotivo, la contrizione del cuore, che doveva nascere di fronte al fedele, all'astante,
di fronte all'esempio della sofferenza di questi santi, di questi martiri, di quello che della crocifissione, delle scene della passione in cui si è tanto insistito sull'aspetto truculento del martirio, proprio per muovere le coscienze. Sì. E ripeto, andate a osservare questi visi e la definizione di questi corpi e anche questi azzurri, questi paesaggi di fondo. Qui comincia già a comparire uno stilema federiciano. Lo vediamo. Prima che scomparisse totalmente il gotico e subentrasse l'ordine architettonico tipico rinascimentale, molte architetture, specialmente delle ville private, delle case private, poteva recare questi stilemi di tipo federiciano. Ed era una dichiarazione di intenti, un parteggiare per la parte imperiale piuttosto che quella papale, che all'epoca erano le due che tenevano banco, insomma, no? Con i terzi incomodi che erano i banchieri, perché cominciavano a diventare importanti anche certi personaggi come i medici, per esempio, a Firenze, i portinari e Sì. gestori del Banco Mediceo a Milano, non a caso hanno fatto commissionare una cappella. Gli stessi portinari che c'erano, per esempio, nelle Fiandre, che hanno commissionato a Roger van der Weyden quei bellissimi dipinti, no? Quindi una realtà di un mondo largo, ma sostanzialmente piccolo, perché le persone che giravano erano sempre quelle. E da tutto questo contesto che io vi ho raccontato, manca appunto un particolare. Io vi ho parlato di stilemi artistici, di retaggi culturali, di una tradizione consolidata. Ho omesso fino adesso di parlare di quella che è la base, io la chiamo filosofica perché è corretto chiamarla così, di filosofia si tratta. Ma se volete, dal punto di vista artistico, possiamo chiamarla benissimo base concettuale, Sì, che è sì. quella che invera il messaggio che veicola il nostro Bramantino. Veniva in contatto con gli architetti, veniva in contatto con gli scultori, veniva in contatto con i pittori. Non si capisce perché non sarebbe dovuto venire in contatto con i filosofi, Certo. i letterati, che Sì. avevano una base filosofica e che consigliavano al Signore come dare prestigio alla sua corte, affondando il suo agire nella conoscenza della classicità, sicuramente, ma anche di quel forte rapporto con l'istituzione ecclesiastica, che ormai era diventato un parametro imprescindibile. Una corte si doveva rapportare con il potere civile, ma anche con il potere religioso, Certo. perché, altro aspetto, la religione in quel tempo aveva forte presa sulle persone. Il fatto religioso scuoteva le coscienze e indirizzava le azioni delle persone perché permeava la vita di ciascuno in un modo che noi difficilmente oggi riusciamo anche lontanamente a immaginare. Sì. Se qualcosa si faceva è perché Dio lo vuole. Questo era tanto più vero nell'epoca gotica, ma nel Rinascimento, pur con questa fiducia nelle possibilità dell'uomo, pur con l'espressione dell'uomo vitruviano, che appunto è di Vitruvio e non di Leonardo, che metteva, ripescato appunto dalla classicità, perché Vitruvio è tempo di Augusto, sostanzialmente, ripescato da Leonardo come simbolo ideale, obolo simbolico di quella che è l'idea, l'uomo al centro di tutte le Sì. cose. Verissimo, quindi visione antropocentrica di una realtà che era ancora tutta da costruire. Ma la base era quella neoplatonica, cioè quella di quei filosofi che ereditavano fra il primo e il quinto secolo. Mettiamola così. Quindi agli esordi del cristianesimo, quando il cristianesimo era solo una fede, ma era carente di una base filosofica. Tutti Sì. i filosofi della patristica, Sant'Agostino su tutti, ma tanti altri, hanno contribuito, prendendo le filosofie della classicità, a cristianizzare, a dare una base filosofica alla dottrina cristiana. La stessa dottrina e lo stesso modo di pensare che serpeggiava, mi viene da dire così perché la cosa è veramente latente, nelle corti rinascimentali. La base filosofica, una delle basi filosofiche, dobbiamo trattare la questione in maniera analogica, cioè vedere la cosa in un periodo di tempo ampio e in una molteplicità di spazi e cercare di raggrupparle in un'idea. Questo Sì, è molto difficile perché in all'interno le effetti sì, dinamiche cambiano. non è qua. Ma uno dei filosofi che non potevano che essere più amati in quell'epoca di incertezza, è proprio una figura molto incerta, perché non se ne conosce quasi addirittura l'identità, che è questo Dionigi,
a Europa Gita. Se ne parla nel capitolo 17 degli Atti degli Apostoli. Questo Dionigi si pensava che fosse, è quello che ha fornito le basi poi per il nostro brevantino, Valentino, sì. si pensava che fosse un contemporaneo di San Paolo e che lo avesse sentito predicare all'Areopago, che era una zona di Atene, da qui Dionigi Areopagita. Però nel Settecento si è scoperto che non poteva essere lui, perché i contenuti di questa opera, che sono una raccolta appunto di opere, non è un'opera sola, si è scoperto nel Settecento che faceva riferimento a un altro filosofo del V secolo, che era Proclo, che aveva messo come punto cardine, e Dionigi lo riprende, nella sua filosofia le due vie per conoscere Dio, una via positiva e una via negativa, la kataphatiche dal greco antico e l'apophatiche dal greco antico. Via positiva, allora noi sappiamo che Dio è buono. Perché? Perché ha fatto tutte le cose, no? Pensate alle cose che avete visto e il modo di ritrarle del nostro Bramantino. Magari dopo apro un'opera a caso e ve le faccio rivedere. Perché detto, dopo aver detto quanto vi sto dicendo, apparirà più chiaro. Dio ha fatto le cose buone. In tutte le cose c'è Dio. Le cose sono tanto buone quanto più si avvicinano a Dio. Quindi tutte le qualità desiderabili sono attribuibili a Dio. Dio quindi sarà bellezza nel massimo grado, con la B maiuscola, potenza con il massimo grado, con la P maiuscola, bontà nel massimo grado, con la B maiuscola. Ed è difficile riuscire a definire e a ritrarre Dio attraverso le cose, perché è la bellezza al massimo grado. Allora si può utilizzare un'altra via, che non è quella positiva, appunto. È tanto più, è tanto più, è tanto più, ma arrivare a definire Dio per che cosa non è, per la via negativa. Allora non è ingordigia, non è gelosia, non è cattiveria, non è inganno, non è lussuria, non è tutte queste cose. Il problema qual è? Che giriamo attorno sempre alla fisicità delle cose, che non saranno mai in grado di descrivere Dio, perché le cose hanno questi attributi. Ma Dio non ha questi attributi, Dio è questi attributi, Dio è potenza, Dio è bontà, non ha la bontà. È quella cosa lì al massimo grado. Quindi, come potremmo definire Dio? In questo senso, Dionigi fa un salto ulteriore, arriva a definire come dire, la definizione di ciò che potrebbe avvicinarsi a Dio. Nell'arte, ovviamente, qui noi la caliamo nell'arte, perché proprio Dionigi fa il paragone con lo scultore. Dice, nel secondo libro della Teologia Mistica, per chi volesse andarlo a cercare, il capitolo secondo, in cui dice come bisogna unirsi e rivolgere inni alla causa di tutte le cose che sta sopra tutte le cose. Sentite come definisce Dio, o il tentativo di definire Dio, questo passo che secondo me è particolarmente poetico, paragonandolo all'opera di uno scultore. E qui ci ritroviamo Michelangelo, eh? Non va lontano neanche lui, guarda caso, anche lui nella corte neoplatonica per eccellenza. Sentite come la definisce. Noi preghiamo di trovarci in questa tenebra luminosissima, positivo e negativo. E mediante la privazione della vista, negativo, e della conoscenza, poter vedere. Noi dobbiamo privare la vista per poter vedere. Poter vedere e conoscere ciò che sta oltre la visione e la conoscenza, con il fatto stesso di non vedere e di non conoscere. Cioè, per conoscere bisogna ammettere di non conoscere. Per conoscere con la ragione bisogna usare la ragione per fare a meno della ragione. Questa, infatti, è la maniera di vedere veramente di conoscere e lodare soprasostanzialmente. Questa è la parola chiave. Dio è l'entità perfetta soprasostanziale. L'essere soprasostanziale escludendo le caratteristiche di tutti gli esseri, come fanno coloro che costruiscono una statua al naturale, staccando tutto ciò che si sovrappone alla pura visione della figura nascosta. E mediante questo lavoro di eliminazione manifestano in sé e per sé la bellezza occulta. La bellezza c'è già dentro, ma è nascosta, va tolta. Ma bisogna, io credo, celebrare le negazioni. La via per definire Dio è quella negativa,
quella per sottrazione, non per addizione. Ma bisogna, io credo, celebrare le negazioni in maniera contraria alle affermazioni, quindi la maniera positiva. Infatti, noi facevamo quelle affermazioni cominciando dalle più alte e passando attraverso quelle che di mezzo fino a giungere alle estreme più basse. Ora, invece, eliminiamo queste partendo dalle estreme e ascendendo fino alle più importanti, affinché scopertamente conosciamo quella ignorata, ignoranza velata da tutte le cose conosciute in tutti gli esseri e vediamo quella caligine soprasostanziale nascosta da tutta la luce che brilla negli esseri. Cioè, questa caligine non vi ricorda un po' il cinereo aspetto del nostro Cristo Cristo, la colonna, risorto? sì, è vero, Guardate. è vero, è vero, questo Cristo lunare, fosforescente quasi, sì. La visione soprasostanziale delle cose, vedere le cose nell'espressione del loro massimo grado, andare per togliere e non per aggiungere. Guardate com'è diverso Bramante. Bramante va per aggiungere, Certo. lui va per togliere. Guardate che effetto che si ottiene. Quel Cristo lì è bellissimo. Sì. Se usando un termine banale, come dire bellissimo è, mi rendo conto che è banale, ma per incarnare perfettamente il sentimento che può suscitare in una qualsiasi persona un primo impatto, ma ci si rende immediatamente conto che non è reale, non potrà mai essere reale un uomo in quella condizione così. Certo. L'altro sì, l'altro è la verità che non per forza deve essere bella. Io Sì. l'altra volta avevo affermato che la bellezza sta nella natura e qualcuno nei commenti mi aveva fatto notare che effettivamente la natura non contiene soltanto il bello. È vero, Tiene non anche il poco, male. sì. Petrusca Merisio mi Sì, aveva fatto esatto, notare sì. che nella natura c'è anche il bello e sarebbe giusto celebrare anche il male che c'è nella natura, perché sarebbe come fare gli struzzi, mettere la testa sotto la sabbia e non volerlo vedere. Questa obiezione, che è più che motivata, a questa obiezione che è più motivata, avevo già risposto, ma ci tengo a rispondere anche adesso perché la stessa cosa noi la possiamo ritrovare nell'approccio con altri artisti. Ecco, intanto vi faccio vedere un particolare dell'adorazione di cui parlavo prima. Sì, l'orazione del La corpo. bellezza, a cui mi riferivo io non è la bellezza presa solo negli aspetti positivi. È evidente che ciascuno di noi cerca la positività, cerca di elevarsi, o detto più banalmente, cerca ciò a cui protende, ciò che fa bene. Utilizziamo la parola bene, Sì. ciò che per noi è bene e lo cerchiamo. Però noi siamo dentro la natura, non siamo fuori dalla natura. Rapportandoci alla natura in questo modo è come se noi ci rapportassimo a qualcosa da cui siamo fuori per prendere ciò che ci interessa. Invece noi siamo inseriti nella natura. Il bello della natura è un bello concettuale, è il bello di qualche cosa che si rinnova continuamente, quasi a perpetuare la creazione. Certo. C'è il giorno e la notte. Ah, dimenticavo. Nella crocifissione che vi ho fatto vedere prima, ci sono ancora questi due elementi. Questo angelo e questo demone. Cosa stanno lì a fare? Non si capisce. Se fosse un altro dipinto, o meglio, se fossero affiancati ai due ladroni, si potrebbe pensare, secondo la più nota tradizione medievale, che l'angelo e il demone sono lì per contendersi l'anima di questo non appena muore, non appena spira. Ma di fronte a Cristo non si capisce che cosa ci stiano a fare, perché quale sia il destino di Cristo non è fuori discussione. Ma anche qua sopra, la luna per il demone e il sole per l'angelo sono antropomorfi, sono delle facce dipinte. È un retaggio culturale. Uno ci si potrebbe chiedere cosa ci fa un retaggio tardo gotico, comunque della tradizione precedente, in un dipinto così avanzato, perché qua siamo nel 1510. E cosa ci fa un retaggio così in un dipinto di questo tipo? Non dovrebbe più esserci. Questo è uno degli aspetti del senso di indeterminatezza e di significato che il Bramantino porta con sé. Verosimilmente sono aggiunte volute dalla committenza, ma non è escluso che ci siano anche dei riferimenti su altra base filosofica, oppure dogmatica. Questo
può benissimo, pubblissimo darsi perché, ripeto, sono gli anni che precedono il Concilio di Trento e il dibattito cristologico e non soltanto si stava facendo vivo. Quindi la riforma protestante non è scaturita così, è di punto in bianco. Di lì a poco, qui siamo nel 1510, Lutero avrebbe affisso le sue 95 tesi sul portone della cattedrale di Wittenberg nel 1517. Siamo lì, è un attimo, è dopodomani. Quindi si capisce bene che questi dipinti si trovano veramente, questi personaggi che ci hanno lasciato questi dipinti si trovano veramente a vivere una condizione di instabilità e di poco. Perché dobbiamo anche pensare che questi personaggi avevano accesso alle informazioni, alla cultura in un modo molto diverso da noi. Non era così disponibile e non era così riportata precisamente coi tempi consoni e magari non tutti assieme e magari non cronologicamente in maniera ordinata. Quindi si può ben pensare che questi dipinti siano un concentrato di paure di una cultura dell'epoca. Tutto fuorché un dipinto o dei dipinti come noi siamo abituati oggi a considerarli, per esempio con un approccio di tipo estetico, quanto è bello, o con un approccio di tipo tecnico, quanto è dipinto bene, o con un approccio di tipo sensitivo, che cosa mi suscita. Premetto, ci possono essere anche questi aspetti che possono essere valutati, devono essere valutati perché servono a completare come dire, l'idea oppure la consapevolezza che si può avere a livello generale, culturale, collettivo, ma poi anche individuale, di ciò che si ha davanti. La linea di massima poi sono dipinti che racchiudono in loro e hanno ragione di esistere. Proprio per questo, per la testimonianza di questi stravolgimenti, soprattutto su base concettuale, su base fideistica, su base filosofica, di cui noi vediamo alcuni pochi, pochi, pochissimi aspetti che ci sono indecifrabili il più delle volte, se non ricondotti a autori come quelli di cui vi ho parlato io Sì, adesso. certo, È uno. esatto. Questo Dionigi si rifà a sua volta alla teoria sul male di Sant'Agostino, per esempio. Il male non è qualcosa che c'è, ma è solamente un'assenza di bene. Anche qui si ripropone il dualismo approccio positivo o approccio negativo. Capiamo, no? È Sì. proprio un cambiamento di paradigma, è proprio un voler mettere in discussione le certezze acquisite nei secoli passati, ma non per il gusto di farlo, come talvolta accade oggi, che si mette in discussione quello che c'era prima, per non avere poi nulla da riproporre di nuovo. Sì, ecco, Tipico, l'approccio distruttivo lo chiamo io. Cioè. tipico della nostra epoca è stato l'approccio dadaista. Sì, Seconda guerra mondiale. l'avanguardia, sì, l'avanguardia di Dada è stata veramente. Distruttiva senza riproporre niente di nuovo. Qui c'era questo problema di fondo che si capiva che gli strumenti del passato erano inadeguati. Ci sono quelli nuovi. Il nostro Bramantino non si è mica limitato a fare solo opere pittoriche, perché ha affrescato anche il Castello di Voghera, ha preparato dei cartoni da cui poi sono tra stati tratti le vicende Esatto. mitologiche di Casa Trivulzio, per esempio. O ha affrescato Il anche la Sala del mausoleo, anche il Tesoro. mausoleo Trivulzio è suo, il progetto del mausoleo Esattamente, sì. Trivulzio è suo. Prima che arrivassero i francesi di Luigi XII a Milano nel 1499, lui 5 anni prima aveva affrescato la sala del tesoro, il chiostro della sala del tesoro, al Castello Sforzesco. E anche qui si capisce bene come i contatti con quel cantiere così grande non poteva non portare come Certo. dire, dei condizionamenti, degli influssi pure stilistici, ma che si prospettano dopo questa esposizione di una base filosofica, gli strumenti stilistici si riducono a puro mezzo, puro strumento, per esprimere qualcosa di più sostanziale, di più grande, che ha una gittata ben che va al di là dal punto di vista del tempo e Certo. dell'importanza che noi a lui possiamo dare, proprio perché aveva colto queste problematiche e le ha riproposte, e non a caso, nei secoli successivi verranno riprese, rielaborate poi dai filosofi che verranno dopo,
e dagli artisti che si preoccuperanno di mettere in figura le basi della vita delle corti e anche non delle corti, perché anche della gente comune dell'epoca. Sì. Questo è quanto si poteva dire, secondo me, Beh, di. è stata veramente una puntata interessante questa qui. Anche perché proprio se non ci avessi spiegato con Dionigi Areopagita tutta l'ideologia che sottende alla creazione delle opere del Bramantino e quella rivoluzione culturale, quel crocevia di idee, di spiriti diversi, quindi che ha portato anche lui a creare questi dipinti, per noi sarebbe stato molto più difficoltoso capirli al di là di una considerazione, come dici te, figurativa, bello, non bello, piace, non piace. Invece siamo andati dietro a vedere cosa c'era dietro, che è la cosa più importante questa. Quindi grazie, Luca, come sempre. Ecco, qui così c'è un esempio. Io vi faccio vedere un esempio di scultura da cui poi, come dire, il nostro Bramantino può aver tratto il suo modo di dipingere. Guardate questo tondo che poi è stato, andava ad ornare una parte della Certosa di Pavia. Questa è una scena biblica. Vedete le movenze? Vedete la spigolosità, la Sì. rigidità di questi personaggi? Si ritrova anche in alcuni caratteri della pittura di Bramantino. Vedete che lui non insiste mai. Faccio vedere un'opera un pochettino più matura, perché poi nel momento in cui l'artista. Ecco, questi per esempio sono alcuni scorci degli Arazzi Trivulzio, di cui Bramantino ha dipinto i Sì, esatto. cartoni per realizzarlo. Vediamo se riesco a trovare anche qualcos'altro. Ecco, queste scene complete sono decisamente godibili. E come vedete, ovviamente questo è l'arazzo, ma voi dovete pensare al cartone. Vedete l'impostazione, come tutta nuova, è già rinascimentale, non è più quella pittura ornata fino all'eccesso nel gusto dei panneggi, della decorazione architettonica. Qui l'architettura sembra quasi di rivedere quelle architetture che ci sono a Castiglione Olona nei dipinti di Masolino di Panicale, per esempio. Quell'asciuttezza anche che c'è nelle storie della Sacra Croce nella chiesa di San Francesco ad Arezzo, dipinte da Piero della Francesca. C'è quella proprio asciuttezza riduttiva, quella pittura essenziale che sta proprio a voler quasi imitare quell'atteggiamento mentale di andare al nucleo della questione, Esatto. quell'atteggiamento sopraessenziale, come diceva Sopra Dionigi Areopagita, essenziale, esatto. per togliere fino a lasciare la parte più bella e a trovare, Senza come l'idea. dire, l'aspetto più aulico, se proprio vogliamo dire così. Certo. E credo che sia questo il nucleo fondamentale da andare a ritrovare in questo artista poco considerato. Ma io vi consiglio di riscoprirlo e vi do due indicazioni. Sì. La prima è questa, le monografie. Questo è un catalogo di un'ultima mostra fatta circa 10 anni fa a Milano Sì. e riporta buona parte delle opere di Bramantino per cui servono per capire la persona. Poi ovviamente la base filosofica di Dionigi Areopagita, la raccolta, in particolare i nomi sacri e la teologia mistica, in cui viene spiegata la via positiva, E la via l'apofatica e la negativa. catafatica e la via negativa. E poi, siccome su Bramantino c'è poco e nulla in giro e ci sono poche e antiche monografie per niente esaustive, io vi consiglio, se lo trovate, che questo volume, che è Pittura a Milano, non a caso c'è proprio lui in copertina. È una raccolta fatta dalla Calipro sulla pittura lombarda divisa per tutte le province. Tutte le province lombarde hanno un volume che è così. È una raccolta. Queste sono antiche monografie che sono state fatte. Poi, per chi volesse avere un quadro più completo, che io ho cercato di illustrare sommariamente della situazione della Milano dell'epoca, consiglio questo libro, Giancarlo Andenna, Storia della Lombardia Medievale, che è proprio quanto viene descritto nella Milano, come ci chiedeva
il nostro amico che ha fatto la richiesta su Bramantino, Esatto. illustrare quale fosse la Milano pre-leonardesca. Qua c'è illustrato. Luca, guarda, ormai siamo a livello delle trasmissioni televisive, perché qui allora c'è la spiegazione delle opere, vengono mostrate le opere, diamo anche la bibliografia finale, direi che c'è cioè, alla fine. Ti dovrò pagare come circolare. No, scherzo. No, grazie perché riusciamo con queste conversazioni a dar veramente una panoramica completa e poi dai proprio anche i supporti per noi a casa per informarci, insomma, meglio, per documentarci meglio. Quindi E grazie. poi uno quando uno poi ha visto queste cose, poi si farà anche un'idea tutta sua, che è legittimissima, no? Però ripartire dalle basi sicure è meglio. Insomma, Certo, ecco. esatto, Poi bisogna. volendo può anche andare, senza leggersi niente, andare a vedere Bramantino, perché io consiglio, pardon, un po' per tutti, un minimo, di avere la consapevolezza di cosa si va a vedere, perché altrimenti Giusto, condivido, si condivido. resta ben Si rischia di ben più che in perdere superficie, voglio qualcosa, dire, ecco, ecco. non Sarebbe informandosi. come accontentarsi della buccia piuttosto che della mela intera. Bravo, esatto, proprio così. Sarebbe come accontentarsi della buccia più che della mela intera. Mettiamola così. Proprio così, esatto. Bene, allora, anche per questa volta allora, abbiamo concluso. Bene, grazie Luca. Allora, grazie a nome di tutta Grazie a voi. Circolart e alla prossima puntata a questo punto. Vi faremo sapere Speriamo di quale aver fatto sarà il cose gradite. prossimo artista. Grazie a Proviamo tutti. sulla modernità questa volta, vediamo. Vedremo di andare un po' sulla modernità. Facciamo Ottimo, uno e uno. ottimo, Par ottimo. condicio. Bene. Ciao a Buonasera a tutti. tutti, grazie Buona per averci serata, seguito. ciao.